Buongiorno, benvenuti alle chicche formative anche stamattina. Ok, oggi parliamo della tua ombra, ok? In senso anche junghiano, se vogliamo definirla, perché il primo che ha parlato di ombra è stato proprio Jung. Ora, proprio ieri sera ho ricevuto una chiamata da un consulente finanziario che ha iniziato il percorso di business coaching e mi ha detto: "Ma sai, io non so se sono in grado di parlare di passaggio generazionale perché insomma", e non è l'unico, tra l'altro, perché molti di voi pensano di non essere abbastanza, e questo è evidente in molte figure professionali che credono che se non sanno tutto quello che c'è da sapere su quell'argomento non sono abbastanza. Ora, il mio compito non è valorizzare quello che sei o quello che credi di essere. Il mio compito è quello di vedere la tua ombra, la tua immagine proiettata e portarti lì dove tu ancora non hai visto che puoi arrivare. Cioè, io vedo di te molto più di quello che tu vedi di te, ma questo succede anche con i tuoi clienti, con le persone che ti conoscono, che ti frequentano. Ti è mai capitato che ti dicano: "Ah, ma sai che tu", qualsiasi cosa sia questo "ma sai che tu", e tu rimani stupito, come dire: "Ma non ci avevo mai fatto caso di avere questa capacità, non avevo mai notato di essere bravo in questa cosa", perché noi diamo per scontato tutti i talenti naturali che possediamo e non riusciamo a valorizzarli perché pensiamo che ce l'abbiano anche gli altri, ma non è così. Cioè, i nostri talenti naturali sono veramente solo nostri. Il mio compito non è prendere quello che tu pensi di essere e abbellirlo, ma è come dire, vedere quello che tu ancora non hai visto e valorizzarlo, in modo che tu per primo possa renderti conto di chi sei. Quindi, perché non dovrebbe essere in grado un consulente finanziario di parlare di passaggio generazionale? Perché pensi che sia una questione limitata a chi ne sa di più, un avvocati, notai? No, non è quello. Non è quello lo scopo di un salotto finanziario sul passaggio generazionale. Non è la sede per parlare di tecnicismi, come in tutti i salotti finanziari non è mai la sede per parlare di te cose tecniche. Allora, è fondamentale che il coach, il business coach, non guardi quello che c'è palese, ma quello che ancora tu non hai visto, ma che tutto il mondo, a parte te, ha già notato. Quello è il compito di un coach. E quindi, per essere quello che sei, ci sei, cioè vai già bene tu, sei già abbastanza tu, ma per vedere quello che tu ancora non hai visto, ecco lì, allora serve un coach. Buona giornata e guarda la tua ombra proiettata sul muro, perché potrebbe esserci un leone. Ok? Ciao, a domani.